A tutti, possiamo iniziare. Intanto, benvenuti ai nostri ospiti, a voi, a tutti i presenti. Oggi, oggi la la sala è straordinariamente piena, non ci succede spessissimo ed è un ottimo risultato per chi ha organizzato, è un ottimo risultato per lo staff di Unite, per i coordinatori eh, dei nostri corsi ed è un ottimo risultato per i relatori che ci presenteranno un tema così particolare, interessante, affascinante anche trasversale dal punto di vista delle tematiche. Eh, io devo ringraziare... Visto che l'ala destra è un'ala che abbassa di molto eh, l'età media, l'ala sulla mia destra. Devo ringraziare le insegnanti, Simona Spaggiari, Patrizia Saturno e Silvia Morinari che hanno consentito e accompagnato i loro studenti del liceo Doria a partecipare a questa, a questa mattinata. Quindi benvenuti e grazie, spero che sia di interesse per voi. E ovviamente ringrazio come sempre tutti i nostri iscritti Unite che ci accompagnano. Oggi è l'ultimo appuntamento qui a Palazzo Ducale. Spero li abbiate graditi e eh, da prorettore dell'Ateneo posso, eh, posso solo dire che ci sarà un nostro futuro. Crescente impegno proprio sulla eh, programmazione eh, dei corsi e la programmazione degli eventi legati all'attività di Unite, sempre ben, ben, ben presieduta dal nostro eh, professor Surdic. Che io abitualmente chiamo il mio preside, perché una volta eh, che lui è stato preside per noi, lo, è lo sarà per sempre. Ed è una, ed è veramente un piacere sempre averlo alle nostre iniziative e averlo come presidente di Unite. Due parole veloci ancora: eh, una, una eh, di dovere, eh, quando un prorettore presenta un'iniziativa è presente perché deve portare e rappresentare non solo i saluti dell'Ateneo, ma eh, la presenza e i saluti del nostro rettore, eh, del, profes del professor Federico Delfino, che come mia abitudine prima di ogni. Evento in cui in qualche modo lo devo sostituire, ho sentito questa mattina raccontandogli qual era il nostro impegno, che cosa avremmo fatto, nell'interazione magnifica che la terza missione offre, cioè lavorare dentro la società, dentro il contesto, non fare solo attività di tipo didattica, ma fare una grande attività di comunicazione e di divulgazione, che è il compito prevalente e importante della terza missione di ogni Ateneo italiano, soprattutto negli ultimi anni. Il secondo passaggio per me con il tema di oggi è veramente un viaggio nel ricordo. Dal, 2000, dal 2001 al 2006 l'Ateneo Genovese mi ha offerto, a me e ad altri, la possibilità di fare successive missioni. Di indagine archeologica, di ricognizione archeologica lungo la Via della Seta, a scoprire le tracce della cristianizzazione della Cina, le tracce dei francescani, le tracce delle presenze cristiano-nestoriane. Fu un viaggio e un'esperienza incredibile e particolarmente significativa, di quelle esperienze che ti in qualche modo ti lasciano, ti accompagnano nella memoria per tutta la vita. Eh, da Mongolia interna a Fangshan, a Pechino, a Shanghai, tutti i luoghi che sicuramente saranno evocati oggi, io li ho visti proiettati nel passato e credo che oggi eh, i colleghi che presenteranno le loro relazioni, i loro interventi li proietteranno anche in uno scenario futuro di incredibile interesse da tanti punti di vista, soprattutto eh, per chi è più giovane, per le opportunità e per eh, la ricchezza. La molteplice ricchezza di questi spazi, di questi luoghi, di queste vie materiali e immateriali. Altro non dico, credo di dover passare la parola direttamente a Francesco, a te, alla collega De Maestri, che è eh, la responsabile di tutto questo, direi, del successo di tutto questo, e a cui cedo volentieri la parola. Ringrazio moltissimo il professor Benente per questa introduzione all'evento odierno che abbiamo cercato di rendere interdisciplinare oltre che intergenerazionale, vista la partecipazione eh, del, eh, di coloro che sono seduti nel parterre. Eh, molto velocemente, per non togliere tempo ai nostri relatori, vi presento i relatori di oggi. Eh, inizierà appunto con una relazione sulla via della seta antica e moderna il professor Surdic, ehm, già professore dell'Ateneo Genovese eh, di storia. Eh, oggi presidente dell'Università della Terza Età, nostro amato presidente dell'Università della Terza Età, eh, di cui io coordino l'area sociale, questo è il motivo per cui oggi sono qui. Seguirà una relazione eh, nell'ottica dell'interdisciplinarietà del professor Dossi, che è ricercatore presso l'Università di Milano di eh, relazioni internazionali, e ehm, che invece appunto affronterà il tema dei rapporti eh, con la Cina da un punto di vista più prettamente politologico. E eh, infine una relazione da parte della professoressa Chiara Cellerino, che è associato di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Genova, invece, che si occuperà di un tema più specifico. Ehm, particolarmente attuale che è il tema degli investimenti esteri e i rapporti con l'Europa e l'Italia. Lascio quindi subito la parola al professor Surdic ringraziandolo molto per questo intervento. Scusate ma mi tolgo, mi tolgo per parlare alla mascherina. Eh, Anch'io a mia volta ringrazio prima di tutto i presenti. Eh, a cominciare dai giovani studenti del liceo, del liceo Doria, ai più anziani studenti della terza età, eh, ai quali mi sento molto, molto vicino, eh, perché anch'io appartengo a quella, a quella generazione e fra l'altro sono riuscito ad andare in pensione da, da, da docente all'università, ma non riesco ad andare in pensione da presidente della, della terza età, non so quando questo potrà succedere, eh, però lo faccio molto volentieri e mi tiene vivo. Mm, oggi mm, vi, mm, vi intratterò su un argomento che ha impegnato le mie forze, le mie eh, risorse culturali, intellettuali per oltre 40 anni, perché di questi temi io mi sono... Occupato da quando ho cominciato a insegnare all'università e a fare eh, ricerca, occupandomi inizialmente della presenza e dell'espansione dei mercanti veneziani e genovesi in, in Oriente. La mia tesi di laurea in storia medievale riguardava più o meno questi, questi argomenti. E, e quindi un ritorno al passato, ma anche un ritorno a tempi più recenti, perché ho ripreso questi argomenti nella sosta e nella eh, eh, diciamo, chiusura forzata in casa al tempo della pandemia. Diciamo. Questo, eh, questo lavoro, questo libro che è uscito due, anni, due mesi fa è il prodotto di due mesi di, di detenzione domestica in cui ho ripreso i vecchi appunti e le vecchie carte e ho cercato di ricostruire un, una storia del, della via della seta. È un tema complesso, riguarda più di duemila anni di anni storia e la difficoltà sarà quella di cercare di comprimerlo in mezz'ora o qualche minuto di più per dare almeno un senso e spiegare e raccontare a chi non è abituato a questo tipo di argomenti di cosa, di cosa si tratta. È un argomento, come è già stato detto, sicuramente attuale. Per alcuni versi anche purtroppo attuale ecco, perché una parte soprattutto della nuova via della setta, ma anche dell'antica via della setta, passa anche ed è passata attraverso i territori che oggi sono soggetto di altri temi e di altri problemi. E credo che questo lo dobbiamo tenere presente. Speriamo che anche questo ci possa aiutare a capire quello che sta succedendo. Noi abbiamo bisogno. Di capire quello che, sta su, quello che ci manca, quello che forse ci ha portato in questo paratro e ci rende difficile uscirne, e anche la mancanza di conoscenza, e quindi benvenga venga, da, dalla più giovane età, questo desiderio di conoscenza, di capire all'età più, più, più anziana. Quando parliamo della via della seta, ci facciamo riferimento. Ehm, Vorrei, anzi, cambio, Vorrei partire tanto per entrare nell'atmosfera e nel tema, non solo in senso storico, ma anche in senso complessivo, perché la Via della Seta è un insieme di tante cose. Vorrei leggervi brevemente l'incipit del re, resoconto di viaggio di uno dei più grandi eh, reso, autori di viaggio di racconti di viaggio contemporanei, che è Colin Tubrum. Fatto sabato eh, Repubblica pubblicava un articolo, e un resoconto sull'Amur, un fiume che, che, che si trova in Asia, di Colin Tubrum. Così eh, Colin Tubrum inizia il suo itinerario del viaggio che aveva compiuto anni fa nel, lungo la Via della Seta e scriveva. Cento motivi, diceva, reclamano la partenza. Si parte per entrare in contatto con altre identità umane, per riempire una mappa vuota. Si ha la sensazione che quello, quello attraversato dalla via della seta, sia il cuore del mondo. Si parte per incontrare le molteplici forme della fede. Si incrociano, come vedremo, diverse religioni in quell'area. Si parte perché si è ancora giovani. E si desidera di, ardentemente di essere pervasi dall'eccitazione. Sentire sotto lo, scri sentire lo scricchiolio degli stivali. È bella questa sensazione, lo scricchiolio degli stivali nella polvere. Si va perché si è vecchi e si sente il bisogno di capire qualcosa prima che sia troppo tardi. Si parte per vedere quello che succederà. Tuttavia, seguire la via della seta significa seguire un fantasma. È bella questa ultima. In realtà non è facile sintetizzare e definire cos cosa c'è dietro e cos'è la, la via della seta. E di fatto, dal punto di vista materiale e eh, concreto, è un intricato insieme e ed dedalo di itinerari di percorsi che già dalla fine del II secolo a.C., quindi 200 anni fa, ha collegato fra loro passando attraverso steppe, montagne, oasi, deserti, fiumi e laghi, ha collegato la Cina con l'Occidente, quindi è stato il tramite anche concreto fra Cina e Occidente e viceversa, lungo un itinerario che complessivamente è durato, è durato, è durato raggiunge circa 8.000 km, quindi un itinerario enorme. Ecco, questo è a grandi linee, naturalmente sull'itinerario ci si potrebbe soffermare a lungo perché fatalmente non è un unico itinerario negli 8, negli 2000 anni, ma c'è una direttrice che è rimasta, che è questa che è rimasta abbastanza uguale e mutata, poi con le varianti nelle varie epoche storiche, in ogni modo partendo da qui arriva poi in, in, in Asia, in Asia, oh, oh, in Asia cento, no, in Asia Centrale, Nell'Asia Minore. Ed è un itinerario che è stato chiamato Via della Seta da un geografo tedesco Ferdinand von Richthofen, che studiò l'Asia e la Cina nella seconda metà dell'Ottocento e scrisse alcuni saggi esemplari su quel territorio e su quelle popolazioni e propose di chiamarla via della seta, quindi Seidenstrasse in tedesco, proprio facendo riferimento alla merce più pregiata che per secoli attraversò quel, quel territorio. E, e come tale, e, e, e questa definizione le è rimasta appiccicata, e l'ha fatta diventare il simbolo di tutto quello che proviene dalla Cina, che per secoli... Eh, arrivato dalla Cina, ehm, eh, via de, un, una via conosciuta dai greci, dei, già dai greci e dai romani, quindi ancora avanti Cristo, ehm, come il paese della seta, già, già, già così veniva definita nei, nei primi secoli avanti Cristo, eh, da Ser, Baco, e da cui poi il termine Seres, usato dai greci e romani, e anche il nome che viene dato di conseguenza ai suoi abitanti nei testi greci e romani, nei testi classici, voi facendo il classico li utilizzerete, li conoscerete, per definire i cinesi si usa il termine seres da, questa, da, da, da questi passaggi di nome. Quindi questo è il, punto, è il punto di partenza. Il punto di partenza, come sempre nei, 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 nei eventi storici si prende una data come punto di partenza, anche qui. Possiamo assumere una data che è il 221 avanti Cristo, da cui si fa iniziare la via della seta. Non perché già da, 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 anche da secoli precedenti ci fossero tracce, riferimenti, e anche nei, nei scavi archeologici, riferimenti a presenza di fili di seta e quindi di prove di dirette o indirette di commercio di seta fra, fra l'Occidente e l'Oriente. Già nel 1500 a.C. sono state rinvenute dei, dei, dei fili di seta nell'Afghanistan e riferibili poi eh, anche ai territori occidentali. Però l'apertura di vie commerciali che poi verranno praticate con una certa consistenza e una certa continuità Data dal 221, una data che coincide con la costruzione e la formazione dell'impero Han, il primo della de, de prima grande dinastia cinese che si afferma sul territorio cinese. Fino ad allora tutta quell'area era stata era st sotto il controllo, per modo di dire, di tribù. Irregolari, anche i irrequieti, sempre in contrasto fra di loro. Questo, questo imperatore eh, riuscì a unificare e dar vita a un, a un regno eh, che poi ha man, mantenuto certe sue caratteristiche e anche certe sue peculiarità fino a tempi anche abbastanza recenti, soprattutto dal punto di vista geografico e territoriali e riuscì anche questa dinastia sotto questo imperatore a ricostruire uno Stato gettando poi le prime basi di quelle riforme sociali e culturali che hanno contribuito a dare un senso identitario ben preciso alla popolazione cinese fino ai giorni nostri. Si può dire che alcuni elementi identitari e tipici della... Del de, 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 de mondo cinese e della de, de realtà cinese che oggi conosciamo e sono noti, si possono far risalire addirittura a questa epoca, naturalmente, con tutte le evoluzioni che hanno conosciuto. Tant'è vero che i cinesi eh, simpatica si adesso amano definirsi amano, f, tutti figli di Han, Ancora, questo modo con cui eh, riconoscendo in questa dinastia iniziata nel 2000 il loro. Punto di partenza, la loro origine, la loro matrice. E legando poi questa matrice alla figura di, poi di Confucio, che è l'altro grande punto di riferimento di identità, che è successivo. Confucio vive dal 551 al 479 avanti Ed è, 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 è quello che diede al mondo cinese e al governo cinese un'impronta fondata sull'armonia e sull'equilibrio. Resistette a lungo e garantì benessere all'intera società. Fu promotore, infatti, di un pensiero originale che si inserì nel mondo cinese. Questo è appunto, queste sono le premesse e le origini. La mm, tutto questo dette vita a un, a un continuo intenso fenomeno di scambi col, eh, commerciali, a dei veri e propri hub commerciali che si organizzarono lungo queste direttrici, che avanzarono eh, e si incontrarono a partire da un certo punto con le direttrici opposte provenienti dal mondo occidentale, creando un, un, fertile, un fertile produttivo incontro. Grazie a, Dogane, servizi amministrativi, depositi per, per le merci, eh, luoghi dove eh, scambiare naturalmente le, eh, queste merci, affittare i cammelli, i cavalli, i muli, i mezzi di trasporto. E il punto di, di riferimento e il ganglio vitale furono i caravanseragli che furono veramente la, 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 il nervo portante di tutto questo tessuto, tessuto economico e, e culturale, e oggi vengono visitati, ancora ne sono rimasti, penso che tu ne avrai visto, ah, no, no, no. <ride> <ride> oh, non ho visto, scusa. E, m, vengono visitati, è uno, è uno degli oggetti del, degli, itinerari, degli itinerari turistici. Tutto questo. Naturalmente conobbe un notevole sviluppo ehm, dopo, dopo, con lo sviluppo dell'impero romano e dell'impero bizantino. Come ho detto, dovrò sorvolare proprio a volo d'uccello, perché altrimenti qui facciamo, facciamo notte, e quindi dando per scontato queste direttrici, questi traffici romani e bizantini, che sono i primi che si intrecciano con quelli, con quelli, con quelli, con quelli cinesi. E, mh, e un punto di, 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 di rilancio di questo commercio, soprattutto per quanto riguarda lo commercio della seta, lo scambio e la, e la via della seta, si può individuare al tempo dell'espansione bizantina in Italia. Dopo la caduta, riepilogo brevemente perché si fosse dimenticato la storia non l'avesse mai studiata, perché tutto, tutto non si può dare per scontato. Dopo la caduta de, dell'impero romano d'Occidente nel 476 e la formazione di due imperi: quello d'Occidente con, con capitale ancora Roma, e quello di Bisanzio con capitale, con capitale Costantinopoli. Ehm, a partire dal, dal VI secolo i bizantini tentarono di espandersi e di riconquistare il territorio occidentale. Ed ebbe origine la cosiddetta guerra greco-gotica che si svolge dal 523 al 535. E all'interno della guerra greco-gotica un, un cronista di questa guerra, che è il cronista fondamentale, è quello che ci ha raccontato questa... Guerra. I Goti erano una, uno dei popoli arrivati da, da, dal nord, che avevano uno dei cosiddetti popoli romano-barbarici che avevano cercato di conquistare l'Italia e, co e i Bizantini cercano di rimandarli indietro. Il cronista di questa guerra è Procopio di Cesarea. Procopio di Cesarea raccoglie eh, delle informazioni e delle notizie di alcuni monaci venuti dall'India che li gli, gli gli, eh, gli raccontano da che origine aveva la seta. Sull'origine e natura della seta per alcuni secoli si diffondono le teorie più strane. Alcune pensano che nascano dagli alberi, ma non, non, anche su questo non possiamo soffermarci. E, 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 e praticamente li spiega che nascono da, dai bacchi, dai bozzoli e tutto il sistema che... Che si conosce, che era abbastanza diffuso e noto anche, anche nelle nostre campagne ancora 70, 80 anni fa. Io sono sufficientemente vecchio: che da da, da bambino, abitavo sui Colli Ugani, un mondo contadino dove, per sopravvivere, oltre a coltivare quel poco che si poteva coltivare, i contadini allevavano i bachi da seta. Sotto il portico c'erano le, le lettiere coi e noi bambini ogni sera. Venivamo mandati nei campi sotto i gelsi a raccogliere il gelso, le foglie di gelso che servivano da nutrimento al baco, e da lì partiva tutto, tutto, tutto il ciclo. Quindi, un fenomeno che è arrivato fino ai nostri giorni. Ed era una risorsa, una risorsa preziosa. E... Aspetta, non so se devo fare ah, più cose. Ecco. Sì, avevo dimenticato una cosa, scusate. Tutta questa realtà fu anche, anche crescita di questi stati e di questa autonomia fu resa possibile anche poi a partire da un certo punto dalla costruzione della grande muraglia. L'ho citata perché è nota, è famosa e tutti, e tutti la conoscono, che fu costruita. fu... fu... è una delle delle cose che viene imputata, poi ne parleremo brevemente, a Marco Polo. Marco Polo che andrà in Cina nel 300, nella metà del 200 e racconta tante cose, o meglio, le racconta al suo compagno di prigionia qui a Genova, perché spero che molti lo sappiano, che Marco Polo dopo essere tornato dall'Asia, dall eh, fu fatto prigioniero dai, dai, dai genovesi insieme ai veneziani. Insieme ai Pisani e fu portato insieme a un Pisano, un Rustichello da Pisa, in carcere a Palazzo San Giorgio. Se voi andate a Palazzo San Giorgio vi fanno visitare, quella che sarebbe stata la cella dove Marco Polo sarebbe stato chiuso per alcuni mesi. Con Rustichello a cui avrebbe raccontato la sua mirabolante vicenda, quindi non scritta da lui, ma scritta da questo famoso. Eletto scrittore di quell'epoca, uno scrittore di storie, di vicende romanzate, che traduce la, la vicenda avventurosa di Marco in una storia eh, che, che però racconta anche di tutto quello che aveva visto e, e dei, dei personaggi che aveva eh, raccontato. Al punto che eh, Italo Calvino, e qui ampliamo l'interdisciplinarità. E anche a vantaggio degli studenti che magari fra un mese dovranno anche dare l'esame di maturità. Italo Calvino, che io considero il maggiore scrittore italiano contemporaneo, di una bellezza straordinaria, nelle sue, nelle sue città invisibili immagina un dialogo immaginario fra Gengis Khan, l'allora imperatore cinese, e Marco Polo che lo incontra alla sua corte, dove dialogano de, delle loro identità e delle loro storie e delle loro città, e lui contrappone Pechino a Venezia, ed è un dialogo suggestivo eh, che mette a confronto due mondi e due culture, perché eh, questo spesso è un, una lancia a favore de, della mia eh, vicenda didattica e culturale. Io ho insegnato per 50 anni in questo Ateneo, che, che è una città aperta al mondo, storia delle esplorazioni, quindi ho insegnato la storia dei viaggi è la storia dei rapporti fra mondo occidentale e altri, e altri mondi, quindi compresa anche la storia eh, dei rapporti con, con la Cina. E, e soprattutto agli allora giovani allievi e anche a quelli di oggi continuo a, a ripetere, ho continuato fino all'ossessione, raccomandare di aprirsi agli altri mondi e alle, alle altre culture, di alimentare questa curiosità per l'altro e per il diverso di non negarsi all'esperienza dell'altro e della diversità, perché solo in questa maniera si può riuscire a procedere e ad andare avanti. Chi si chiude in se stesso, chi crea confini, barriere, eh, respinge gli altri, è destinato a, a quelli che oggi si intravevano come fallimenti. E oggi abbiamo un grosso fallimento davanti, che è il, che è il frutto proprio di questa negazione dell'alterità. De, dell oggi il mondo si gioca su questi parametri e il mondo futuro che voi dovrete possedere, abitare. Si gioca su questo bivio, su questi. Eh, scusate se allargo, ma ho sempre fatto così nella mia attività didattica, e richiamare il presente al passato e, e offrire delle indicazioni, altrimenti diventa fredda accademia, raccolta di dati e di date, ma non viva, vi, 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 vi. non passione non strumento per vivere, per capire, per crescere e voi avete davanti questa prospettiva. E, e per esempio vi, vi raccomando, se avete tempo e voglia, anche per la maturità potrebbe anche servirvi, andarvi a leggere il Milione di Marco Polo, che è una lettura esemplare, estremamente anche interdisciplinare. E così ho già deviato, taglierò, taglierò. però no, non è possibile restare fermi alla scaletta, ci viene a fare una lezione un po', un po banale, un po' troppo schema, schematica. In ogni modo questa, questo eh, contato rapporto, proseguì per tutto il millennio che va fino al 1000. Cioè, quando poi la dinastia Han subentrò in Cina, prima la dinastia Song e poi la dinastia Tang. Questi sono nomi, chiaro un po', che, che però sono nomi importanti nella storia cinese. La dinastia Sta, Tang cresce e si sviluppa verso gli ultimi secoli del primo millennio, contemporaneamente alla ripresa, allo sviluppo in Occidente, in Europa, de, 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 del mondo cittadino e del mondo mercantile, che porterà poi dal Mille in poi alla, ri alla rinascita, alla ripresa dei viaggi su larga distanza, a, a, a riprendere i contatti e le rotte dopo il mille con l'Oriente, prima il Medio e, e l'Estremo Oriente, a partire da due fenomeni di, di grande mobilità che, che, rimettono in, che sono da un lato le crociate, che riguardano l'Oriente, e dall'altro dall le... Mm, io, ho già dei, dei problemi con la memoria... Però scusatemi data, eh, uno le, una le crociate e l'altra i pellegrinaggi, due, due fenomeni di, di, che portano migliaia di persone, di media, culture, eh, persone comuni a spostarsi dopo che per diversi secoli l'Europa era rimasta un po' chiusa, assediata dentro. E questo naturalmente porta anche all'apertura, alla ripresa dell'apertura dei, dei contatti su larga scala. Scusate, ma mi si impasta. Grazie. Ho fatto mezza doccia. La, i, I contatti con l'Oriente. Con e infatti già dal 1100-1200, in particolare... E i mercanti più importanti, rappresentativi e significativi delle repubbliche marinare eh, cominciano a attraversare il Mediterraneo, raggiungere l'Asia minore e le zone e da lì poi inoltrarsi lungo gli, gli, le direttrici e gli itinerari che gradatamente nel giro di due o tre secoli porteranno in India, in India verso il centro e verso il centro dell'Asia. A, a, rilanciando la rotta della via e sono in primo luogo per scambiare oggetti fare scambi arricchirsi questo è il loro naturalmente il loro il mercante è, è la figura centrale di questa epoca medievale ed è alla base della rinascita economica e commerciale de, 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 dell'Europa e Genova e, e Venezia sono al centro di questa di questo di questo processo, quindi sono estremamente eh, importanti. Sono figure piene di intraprendenza, piene di iniziativa, non solo genovesi e veneziani, ma anche eh, pisani, malfitani, ma anche, ma anche eh, di, di città del, de, de, della Provenza, da Montpellier a Marsiglia, di città della Catalogna, Barcellona e Valenza, tutte le città che gravitano sul Mediterraneo. E sono costituite da mercanti capaci, intraprendenti, che pronti a rischiare tutto nelle loro operazioni mercantili e commerciali, da co dalle quali speravano di ottenere enormi profitti, che raggiungono uomini, piazze di ogni parte del mondo. Parlano spesso due o tre lingue. ecco Il problema era anche quello, perché vanno in contatto con popolazioni che parlavano lingue del tutto sconosciute. Scrivono e leggono manuali di commercio, mm, sono, sono poi pronti a assimilare tutto quello che vedono e, e che conoscono. Uh, pronti ad adattarsi a vesti, a usanze esotiche, a sposare donne di altre religioni a prendere in concubinaggio donne indigene, ad adottare anche la religione del paese che le ospitava, questa estrema apertura a cui richiamavo prima e che è tipica del, del mercante medievale e anche di quella, di quella genovese. Non a caso uno degli etimi di Genova, Ianoa, si riferisce alla porta, la porta che si apre e che si apre al resto del, al resto del mondo. E, e, e nascono quindi e riescono ad ottenere eh, progressivamente riescono ad ottenere dai imperatori bizantini che controllavano e dominavano eh, le aree dell'Asia minore l'imperatore Bizanzio tutta una serie di privilegi e di accordi di, di esenzioni fiscali di esenzioni doganali che li permettono di penetrare in quei territori eh, mi limito solo a due casi esemplari rispetto ai tanti altri. Mm, la, sono delle, delle specie di piccole colonie, di piccoli fondaci, si chiamano fondaci, che sono stati definiti colonie, che, si, che ottengono i, ve, i veneziani e i genovesi a Costantinopoli. E I veneziani ottengono un pera, che è ancora oggi, e i genovesi Galata. Se voi andate al Museo del Mare, a Galata, lì al Porto Antico, Galata è in ricordo e in memoria di questo emporio commerciale che i genovesi ottengono e da cui poi organizzano le loro spedizioni all'interno. Da pera i veneziani, i fratelli veneziani Matteo e Marco insieme a Matteo e, e, insieme al figlio Marco partiranno per il centro dell'Asia per recarsi fino a... Fino al cuore della, della Mongolia. Ma prima dei mercanti, e eh, quanto? 5 minuti. A meno di un quinto. No, no, vabbè, piantiamo, arrivo fino a un certo punto, e poi il resto. Ve lo andate a leggere sul libro. A questo punto utilizzo questo. Vabbè. Assolutamente <ride> per, sì. Per farmi meno questo, e, però, meno di questo non era, non sono, non dicevo, facevo l'elenco dei nomi. E, diciamo, i, mercanti, i mercanti vengono preceduti eh, pochi decenni prima, all'inizio del 200, vengono preceduti dai missionari. I, i missionari che vengono convocati da Papa eh, Innocenzo IV, eh, al Concilio di Lione nel 1244. Non è rimarcato che chi li convoca è, è un Papa, è un Fieschi, è un Papa di famiglia genovese. Innocenzo IV è Sinibaldo Fieschi, quindi una famiglia di mercanti legata a questi eh, rapporti, a questi traffici mercantili. E che è preoccupato, e questo devo dirlo, eh, non posso saltare, è preoccupato dal fatto che in quelle aree, fino ad allora, fino all'inizio del 200... Diciamo, controllate dalle cine dinastie da cinesi si erano insediati eh, eh, grazie all'avanzata di Gengis Khan le popolazioni mongole perché all'inizio del 200 eh, beh, queste sono patrizie romane eh, Gengis Khan il condottiero dei mongoli che eh, spinge i mongoli Unifica le popolazioni mongole e si lancia alla conquista del mondo. Conquista nel giro di pochi decenni l'intera Asia, si spinge verso la Russia, tutta la Russia, arriva fino a, alle porte di, di Vienna, in, eh, impaurendo naturalmente i, i cristiani. Questo spinge il Concilio di Leone a cercare di mandare qualcuno presso questo, questo impero. In, questo imperatore mongolo a capire quali sono le sue intenzioni, più o meno quello che sta succedendo oggi, senza che si riesca a capire niente di quello che sta succedendo in Ucraina in e E questo invia due missionari presso eh, la corte del Gran Camp, che, che erano corti itineranti, erano popolazioni nomade, questi missionari devono inseguirli. Lungo le steppe, perché di volta in volta, quando arrivava in un posto, si era già spostato in un altro. Eh, questo per dire anche, un, fare un breve riferimento ai problemi e alle difficoltà che questi viaggiatori avevano. A questi viaggiatori eh, subentreranno poco dopo, poco dopo po pochi anni dopo, i mercanti e, e, e il, più, il più famoso fra tutti, non il più importante. Ecco. Guardate. Beh, beh, beh. Ma il più famoso perché ha scritto il libro è stato il più famoso perché, altrettanto famosi, altrettanto importanti, altrettanti furono i mercanti eh, genovesi che raggiunsero pure loro la corte del Gran Can e vissero come Marco molti anni alla corte del Gran Can. Ma Marco Polo visse a, Pech a Pechino alla corte di Kubilai Khan, che nel frattempo era succeduto agli altri per, per 17 anni e, e, e ottenne talmente l'amicizia e il favore che fu usato per 17 anni come messo e, e ambasciatore presso i popoli, presso i popoli mongoli e, e, e quindi questo gli permise di, di girare tutta l'Asia ma questo stesso privilegio lo ebbero anche i mercanti, eh, mercanti genovesi e alla fine chiuderò, chiuderò un attimo con questo riferimento visto, ai mercanti genovesi perché sappiate quali erano anche l'interesse e l'importanza e siate incuriositi ad andarvi a, a informare su questo e Marco Polo di tutto questo poi al suo ritorno l'opera di Marco Polo fu uh, diffusa in manoscritta naturalmente non c'era la stampa allora e fu diffusa mh, in tutta Europa e se ne contano oggi più di 200 manoscritti e l'opera più diffusa subito dopo la Bibbia questo per dirvi l'importanza e le notizie che diffuse fra l'altro ecco, ehm, Marco, Marco Polo fra i libri su, no Marco Polo, Colombo sui libri sui quali eh, fo, formò la, la sua idea di, andà, di raggiungere l'America andando verso oh, oh, Oriente porcino, l'esse e commentò anche il milione di Marco Polo la prima edizione a stampa che venne stampata in Portogallo nel 1475, dove allora, Marco, dove allora Colombo viveva. Quindi anche ha avuto questo... Eh, e scambiò la Cina e il Cipangu di Marco Polo per, per la, la, la Cuba, dove arrivò in occasione del suo secondo via. Quindi questa è l'importanza di questi testi. E a questi territori approdò anche... Intanto così scorro un attimo e arriviamo... Ecco, Kubi Khan a caccia uh, mostri, ecco questo oriente. Poi, naturalmente, non fu solo un, un oriente reale, ma anche del, del mito della fantasia che, che è una delle immagini con cui la Cina è passata nel mondo occidentale. Ecco, quindi è, questo è il più importante mappamondo frutto di questi viaggi. Che fu redatto a metà del Cinquecento. Da un Veneto. ecco. E qui, questo mi fermo un attimo. Su questo, e con questo. Fra i, fra i diciamo i, i, fra i genovesi, furono tanti i genovesi che dal 200 in poi si recarono in, in Cina e con ottimi risultati. Beh, ne ricordo due. uno come emblematico, ma non, ma non come l'unico più importante anche per le sue eh, diciamo somiglianze come vicenda avventura con quella di Marco Polo è un tale Andagno, Andalò di Savignone vedo che mi ascolta eh, Benente in fondo che, che, anzi, che, è stato origine, che, che è stato in quei posti e ha visto i luoghi attraversati da Savignone credo che voi sappiate dove si trova è un è un, paese, è un paese, una cittadina, se, no, se c'è qualcuno di Savignone mi toglie la pelle, se dico. È da, è originario di Savignone nell'entroterra nell di, 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 di Genova, un piccolo borgo, dove fra l'altro, ancora oggi per definire un vagabondo, uno che è un per giorno, si usa il termine Tenandalu. Questo è interessante. Di, 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 di ricordo nella memoria, e me lo diceva una studentessa a lezione quando parlavo di una di Savignone, me l'ha raccontata. E di questo abbiamo dei documenti d'archivio però, eh, trovati da studiosi di, di, questi, di queste vicende, e, mh, che ci attestano delle sue amb delle ambascerie che lui compì per conto dell'allora sovrano eh, Togan Timur. Qui siamo già nel 300. Alla cui corte visse e che lo mandò presso i principali sovrani d'Europa con degli incarichi e con dei compiti. Risultano la sua presenza di fronte al, 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 come si al, al Senato di Venezia. Da lì poi si recò fino, fino in, in, in Francia, e e, e dove in Francia allora c'era di nuovo il Papa era? perché c'era lo scisma. Vignone, no, la, 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 il scisma avignonese: il Papa era prig, diciamo, prigioniero in Francia, la cattività e Andò a, par, a chiedere mm. un, un missionario da mandare a da mandare evangelizzare i mongoli. Quindi, cioè, e poi da lì partì di nuovo eh, per, da, dalla Francia, partì per la Cina, an, passò per Genova, e ci sono le tracce documentarie. E, uh, sbarcò a Napoli, a, a Napoli imbarcò questo missionario Giovanni da Marignolle che fu, fu nominato arcivescovo di Pechino e poi andò, in, andò di nuovo a Pechino dove visse parecchi anni e nel 1345 ritornò in Europa. è L'ultima cosa, proprio l'ultima, e di, que, di que, sempre in, 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 in Oriente eh, sono state reperite. Relativa a di andalo due lapidi in latino del 1342 e del 1344 in caratteri gotici. Questo qui è in lingua latina, in lingua latina, che fu, 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 fu scoperto fra il 1951 e il 1952, erano, facevano parte di una fortificazione. Mini. E, e si riferiscono eh, eh, al materiale usato per la pietra tombale di una certa Caterina figlia Condan Domenici dei Ionis, che muore nel 1542 ed era figlia di un mercante genovese, vissuta in Cina fra il 1335 e il 1342. Quindi, vedete, vedete quindi quanti legami, collegamenti... Contaminazioni, Già a partire... ...religiose, l'arcivesco nominato il civesco cristiano nominato civesco di Pechino, i rapporti fra i mercanti cinesi, è una storia che poi... Quindi sono rapporti che vanno al di là sì, sì. di un mero... Si concludono, si concludono per quanto riguarda la via seta poco dopo, nel 1361, quando i Ming, che erano caccia i Mongoli e subentra uh, alla dinastia e restaura la dinastia indigena. Ma poi verranno i gesuiti e, poi... e quindi la storia... La storia continua è una lunga storia che io qui ringrazio ho moltissimo il professor Surdic Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Per questa breve introduzione che in realtà avremmo potuto ascoltare per ore per arrivare fino ai giorni d'oggi, ma facciamo invece un salto intertemporale perché siamo ai giorni nostri quando ormai eh, l'organizzazione o meglio eh, la geopolitica mondiale è molto diversa da quella dell'impero bizantino eh, che ci ha descritto il professor Surdice e che continueremo sicuramente a leggere questa evoluzione storica nell'ambito del suo libro appunto da poco uscito. Arriviamo ai giorni nostri quando abbiamo invece l'Unione Europea come eh, soggetto eh, che si vuole non diciamo contrapporre ma affiancare forse al ruolo svolto invece dalla Cina che è sempre più eh, presente nell'economia mondiale e quindi passerei la parola al professor Dossi dell'Università di Milano con cui collaboriamo come Università di Genova nell'ambito di un progetto. Eh, PRIN eh, di rilevanza eh, nazionale, quindi finanziato dal Ministero, eh, proprio su, in tema di Belt and Road Initiative, il professor Dossi, che ci parlerà dell'Unione Europea nella politica estera della Cina, quindi l'ottica eh, cinese, quindi la, la prospettiva cinese nei confronti del, dell'Unione Europea. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie anzitutto agli organizzatori di questa mattina, mi fa molto piacere poter essere qui, contribuire a questa discussione, farlo in una sala così bella e soprattutto in una sala così piena, che vi assicuro in questo periodo è veramente un toccasana, dopo questo periodo così lungo di sale, aule vuote, computer pieni, invece avere una sala così piena in presenza, come si dice ora, è veramente, riempie veramente il cuore, quindi grazie. Um, io parlerò appunto della... Uh, Unione Europea all'interno della politica estera della Cina, dell'Europa all'interno della politica estera della Cina, cioè di come la Cina guardi all'Europa e all'Unione Europea. Quindi proporrò una prospettiva sostanzialmente cinese su come la Cina guarda a noi, all'Europa e all'Unione Europea. Sto fermandomi in particolare su due elementi che sono centrali in questo modo di guardare all'Europa, che sono gli interessi economici ma anche le ambizioni strategiche. E lo farò partendo da due immagini. Questa prima immagine è eh, un'immagine del vertice tenutosi online ehm, a fine 2020, 30 dicembre 2020, Cina-Unione Europea, nel corso del quale viene annunciato eh, che è stato raggiunto un accordo sul testo di un importante ehm, accordo, il Comprehensive Agreement on Investment, oggetto di negoziato per numerosi anni, per sette anni, un accordo di principio sul testo um, un, un accordo molto importante eh, il cui obiettivo è quello di aprire eh, i reciproci mercati a investimenti con un impegno da parte cinese a compiere progressi nella tutela degli investimenti europei in Cina e anche a compiere progressi per esempio nel settore della tutela dei diritti dei lavoratori si tratta di un accordo con una valenza non soltanto economica ma anche politica nella direzione di un rilancio delle relazioni politiche tra Unione Europea e Cina e questo viene sottolineato da entrambe le parti in quell'occasione per esempio da parte cinese si sottolinea come Cina e Unione Europea siano due forze globali mercati globali civiltà e l'obiettivo è quello di rafforzare il dialogo la fiducia reciproca e approfondire la cooperazione Sappiamo tuttavia che in seguito a questo momento, in seguito a questo vertice, vi è stato in realtà un rapido deterioramento delle relazioni bilaterali. Nei mesi successivi, l'Unione Europea ha introdotto sanzioni nei confronti di alcuni alti funzionari cinesi per violazione dei diritti umani, in particolare nella provincia occidentale della Cina, nella cosiddetta regione autonoma eh, dei Xinjiang. Sono seguite sanzioni cinesi contro istituzioni europee parlamentari del Parlamento europeo, ricercatori, centri di ricerca europei e la conseguenza di questo è stato sostanzialmente il congelamento del processo che avrebbe dovuto portare alla ratifica di questo accordo che era stato presentato così come così importante sia dal punto di vista economico che da un punto di vista politico. E allora passiamo a una seconda immagine invece più recente, un nuovo vertice. Cina Unione Europea, aprile 2022, quindi molto recente, 2 aprile 2022. Si tratta del primo vertice formale appunto nel formato Cina Unione Europea dal giugno 2020. Si tengono incontri separati tra eh, Presidente della Commissione e eh, appunto Presidente del Consiglio eh, con il Primo Ministro cinese e il Presidente cinese che vedete qui, Presidente Xi Jinping, e emergono in modo molto chiaro agende politiche molto diverse tra Cina e Unione Europea. Da un lato la Cina punta soprattutto sul rilancio della cooperazione economica con l'Unione Europea, dall'altro lato invece l'Unione Europea si aspetta una presa di posizione da parte cinese con riferimento alla guerra in Ucraina. Quindi priorità molto diverse, da un lato l'ambizione di rilanciare la cooperazione economica, dall'altro invece il tentativo di ottenere una posizione. Cinese chiara sulla guerra in Ucraina e nei confronti della Russia. Non viene rilasciato alcun comunicato congiunto a conclusione di questo vertice, il che testimonia appunto di posizioni molto differenti, divergenti e di tensioni politiche abbastanza rilevanti. Quindi, nel giro di pochi mesi, tutto sommato, si è passati da una prospettiva molto ottimistica, quella che aveva portato. Appunto, alla conclusione di un'intesa di, un di principio sul testo del Comprehensive Agreement on Investment, ha un vertice invece visibilmente teso da un punto di vista politico. Allora, quello che proverò a fare brevemente è provare a vedere quale sia il ruolo che la Cina attribuisce all'Europa, all'Unione Europea più specificamente, eh, evidenziando appunto la compresenza di questi due aspetti, cioè per la Cina, la Cina guarda, ha guardato negli ultimi decenni all'Europa e all'Unione Europea sia in una prospettiva economica, di partner economico, quindi concentrandosi sugli interessi economici nella cooperazione, sia però in una prospettiva strategica più generale, cioè individuando nell'Europa e nell'Unione Europea un interlocutore all'interno di una trasformazione del sistema internazionale nel suo complesso. Allora brevemente, ehm. Guarderò alla, alcuni elementi di contesto sulla politica estera della Cina in generale, perché questo ci serve a capire quale sia il posto che l'Unione Europea ha nella politica estera della Cina, l'evoluzione delle relazioni tra Cina e l'Unione Europea. E poi, infine, l'Unione Europea. Qual è il posto che l'Unione Europea viene riconosciuto dalla Cina all'interno delle cosiddette nuove vie della seta, quelle che vengono chiamate ufficialmente la Belt and Road Initiative. Allora, innanzitutto, politica estera della Cina. Se noi guardiamo la politica estera della Cina di oggi. Le origini dobbiamo collocarle sul finire della guerra fredda, nella tarda guerra fredda, inizio degli anni Ottanta, quando la Cina adotta una grande strategia che è definito ufficialmente di politica estera indipendente per la pace. La Cina durante la Guerra Fredda ha attraversato diverse fasi della sua politica estera, anche molto diverse tra di loro, passando da un'alleanza con l'Unione Sovietica negli anni 50 a una vera e propria contrapposizione anche militare con l'Unione Sovietica che porta poi a un riavvicinamento agli Stati Uniti in funzione antisovietica nel corso degli anni 70. All'inizio degli anni Ottanta la Cina ritiene che il contesto internazionale sia un contesto internazionale meno minaccioso per la Cina, la minaccia sovietica non è più percepita come imminente e quindi viene adottata una nuova politica estera che viene chiamata politica estera indipendente per la pace, incentrata su due aspetti che sono l'indipendenza e la pace. Indipendenza perché appunto la Cina percepisce un contesto internazionale meno minaccioso, quindi non vi è più l'esigenza di un allineamento agli Stati Uniti in funzione antisovietica come era stato negli anni 70, ma eh, la Cina può condurre una politica di indipendenza rispetto alle due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi una politica di non alleanza. Dall'altro lato pace, intesa come preservazione della stabilità internazionale. La Cina è concentrata negli anni Ottanta su un intenso processo di riforma economica interna, ha bisogno di stabilità internazionale per potersi concentrare sulle priorità interne. Quindi indipendenza, non alleanza, e pace, priorità alla stabilità del contesto internazionale. Queste due priorità, definite all'inizio degli anni Ottanta, contraddistinguono ancora oggi con alcuni eh, mutamenti la politica estera della Cina che è ancora una politica estera di non alleanza formale ad altri paesi e di preservazione della stabilità internazionale per potersi concentrare su priorità economiche e politiche interne con la fine della guerra fredda 91 smembramento dell'Unione Sovietica fine del sistema quello che i teorici delle relazioni internazionali definiscono il sistema internazionale bipolare e l'inizio della fase dell'egemonia americana, quindi dell'unipolarismo, un'unica superpotenza gli Stati Uniti. Vi sono alcuni aggiustamenti in questa grande strategia. Obiettivo fondamentale della Cina diventa quello della multipolarizzazione del sistema internazionale, cioè una transizione da un sistema unipolare in cui gli Stati Uniti sono l'unica potenza egemone a un sistema in cui, come in passato prima della Guerra Fredda, vi siano più potenze più poli mondiali e la Cina ovviamente ambisce a essere uno di questi poli. Allora rispetto a quei due principi di indipendenza e di eh, pace eh, vi, sono, vi è un aggiustamento con l'integrazione di due ulteriori principi che sono multilateralismo, un ruolo attivo nella promozione del multilateralismo come via appunto a una evoluzione in senso plurale del sistema internazionale e partnership, cioè fermo restando il principio di non alleanza, quindi non stabilimento di alleanze formali, tuttavia sviluppo di relazioni politiche privilegiate con altri attori. E qui si inserisce anche l'Europa e l'Unione Europea. Allora, qual è nel contesto di questa più generale, eh, queste coordinate di fondo della politica estera della Cina, eh, il, il posto dell'Unione Europea, dell'Europa e dell'Unione Europea? Possiamo individuare tre fasi. nel nella diciamo, storia delle relazioni tra la Comunità Economica Europea prima, l'Unione Europea poi e la Repubblica Popolare Cinese dal 1975, anno in cui vi è lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e la Comunità Economica Europea e in tutte e tre queste fasi possiamo individuare una combinazione di quei due fattori cui facevo riferimento prima cioè sia interessi economici, un interesse economico alla cooperazione da parte cinese con l'Europa sia però anche ambizioni strategiche, cioè l'individuazione dell'Europa come un partner nella trasformazione del sistema internazionale nella direzione auspicata. E questo ovviamente, queste tre fasi, si collocano sullo sfondo dell'evoluzione del sistema internazionale nel suo complesso, caratterizzata in particolare dall'ascesa della Cina, dal rafforzamento della Cina dal punto di vista del potere, anche proprio delle risorse materiali, economiche, politiche, militari del potere internazionale. Una prima fase è quella sostanzialmente degli anni Ottanta. Siamo nella tarda guerra fredda, c'è un vettore molto chiaro di di natura economica nelle relazioni bilaterali sono quelle riforme economiche a cui facevo riferimento prima che vengono attuate in Cina e che pongono le basi per il miracolo economico dei decenni successivi. Allora in questo contesto vi è da parte cinese l'interesse ad aprirsi agli scambi commerciali, ad attrarre investimenti da parte dell'Occidente, inclusa l'Europa, e vi è viceversa da parte dell'Europa l'interesse a entrare all'interno del mercato cinese. Accanto a questo vettore economico molto chiaro c'è però anche un vettore strategico, eh, vale a dire sul finire della guerra fredda ancora un coordinamento in funzione tutto sommato antisovietica eh, da parte eh, dell'Occidente e quindi anche della, della comunità economica europea, dei paesi dell'Europa occidentale e la Cina, che seppur non ravvisava più nell'Unione Sovietica una minaccia imminente, tuttavia continuava ad avere con l'Unione Sovietica delle relazioni complesse. È in questo contesto che si inseriscono due accordi, l'accordo commerciale del 78 e poi soprattutto l'accordo di commercio e cooperazione dell'85 tra appunto la, eh, la Cina e la comunità economica europea. Una seconda fase è quella che possiamo definire la fase della partnership che inizia dopo la cesura di Tiananmen, crisi di Tiananmen del 1989, la repressione brutale delle manifestazioni eh, in Cina che porta a delle sanzioni che vengono adottate eh, dalla comunità europea nel eh, vertice di Madrid del giugno dell'89, quindi pochi giorni dopo eh, la repressione Vengono introdotte delle sanzioni economiche da parte della comunità europea, viene introdotto un embargo sulla vendita di, di armi, eh, parte di queste sanzioni, buona parte di queste sanzioni vengono successivamente revocate, gradualmente resta l'embargo sulla vendita di, eh, di armi. Superata questa fase... Eh, vi è appunto uno, uno sviluppo eh, rilevante nelle relazioni bilaterali, il contesto internazionale a questo punto, il contesto post-guerra fredda, quindi eh, appunto smembramento dell'Unione Sovietica, transizione del sistema internazionale da un sistema bipolare della guerra fredda al sistema unipolare incentrato sull'egemonia degli Stati Uniti. C'è un vettore economico molto forte alla cooperazione che è di nuovo quello delle opportunità create dallo sviluppo economico cinese. Grazie alle riforme degli anni Ottanta la Cina si sviluppa economicamente, lo fa molto rapidamente, questo crea delle opportunità per le imprese europee e quindi i paesi europei hanno interesse a cooperare con la Cina per poter entrare nel mercato europeo e viceversa la Cina ha ancora un interesse a trarre investimenti, a trarre eh, competenze, conoscenze da Occidente e dall'Europa occidentale. E poi c'è un vettore però anche in questo caso strategico. Eh, la Cina individua nell'Europa, a questo punto nell'Unione Europea, un potenziale polo in quella trasformazione auspicata del sistema internazionale da un sistema unipolare a un sistema multipolare, cioè con più poli, con più grandi potenze, non soltanto gli Stati Uniti come unica superpotenza. Quindi L'Unione Europea come interlocutore, come partner in questa multipolarizzazione del sistema internazionale. E il passaggio fondamentale qui è nel 2003, quando Unione Europea e Cina stabiliscono la cosiddetta Comprehensive Strategic Partnership. Quindi elevano le relazioni bilaterali a questo livello eh, particolarmente eh, significativo dal punto di vista politico, di una eh, Comprehensive par eh, Strategic Partnership che ha appunto una sua dimensione economica ma anche una sua dimensione strategica. Viene avviata la cooperazione in alcuni ambiti che sono rilevanti dal punto di vista della sicurezza. Per esempio, eh, la partecipazione della Cina allo sviluppo del programma Galileo, che è appunto il sistema di navigazione satellitare promosso dall'Unione Europea come alternativo rispetto al. Sistema allora prevalente, quello americano appunto GPS. Quindi cooperazione anche in settori rilevanti dal punto di vista della sicurezza, nel contesto che è quello delle tensioni tra Stati Uniti e alcuni paesi europei, alcuni alleati europei degli Stati Uniti sulla guerra in Iraq del 2003. A questa fase però segue una terza fase, che è quella nella quale ci collochiamo in questo momento, che è una fase di, potremmo definire, di accelerati cambiamenti e trasformazioni strutturali nel contesto della transizione di potere. Negli ultimi anni si è cioè accelerato quel processo di transizione di potere dall'Occidente nel suo complesso, in particolare dagli Stati Uniti come potenza egemone, verso potenze in ascesa, tra le quali una è ovviamente la Cina, che non appartengono. Eh, appunto all'Occidente. Un processo che è stato accelerato da alcuni fenomeni degli ultimi anni, in particolare la crisi finanziaria che ha colpito molto pesantemente l'Occidente, la crisi dell'Eurozona che ha colpito in particolare eh, l'Europa, l'Unione Europea, eh, potremmo dire la pandemia. E questo ha avuto una, questa accelerata trasformazione, questa accelerata transizione di potere, trasformazione della distribuzione delle risorse del potere a livello internazionale, ha avuto un profondo impatto sulle percezioni reciproche di Cina, Europa e sulle politiche. Eh, dal lato della Cina, questa accelerata trasformazione del sistema internazionale, e in particolare la crisi dell'Eurozona, è stata percepita come sintomo di una crisi politica all'interno dell'Europa e nell'Unione Europea. In particolare, la crisi dell'Eurozona è stata vista in Cina come manifestazione di un deficit di coesione politica, quindi come una crisi politica prima ancora che economica e finanziaria. Il che eh, ha, eh, agli occhi dei decisori cinesi, evidenziato la inaffidabilità dell'Unione Europea come polo di una multipolarizzazione del sistema internazionale. Quindi la Cina ha iniziato a dubitare della capacità dell'Unione Europea di costituire effettivamente un polo di un rinnovato sistema internazionale multipolare e questo ha portato a un adattamento nelle politiche della Cina verso l'Unione Europea. Anzitutto, nell'identificare i partner fondamentali all'interno dell'Unione Europea, la Cina non ha più ragionato come negli anni precedenti in termini di grandi quattro paesi europei, che erano il Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia, ma ha iniziato a ragionare in termini di tre grandi paesi, escludendo dal novero dei grandi paesi l'Italia, considerata come un paese in grave e sostanzialmente irreversibile crisi politica ed economica. Poi ha cominciato a ragionare su gruppi subregionali, in particolare stabilendo un meccanismo di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, il cosiddetto meccanismo 16 più 1, poi divenuto con l'adesione della Grecia 17 più 1, che coinvolge sia paesi membri dell'Unione Europea sia paesi che non sono membri dell'Unione Europea. E poi ha puntato molto sulla cooperazione bilaterale, in particolare nel contesto delle nuove vie della seta sulle quali poi concluderò. Cambiamento però anche sulle percezioni e sulle politiche europee verso la Cina. I mutati equilibri economici con l'ascesa della Cina, sempre più rilevante come attore internazionale, economico ma anche politico, hanno portato in Europa a un cambiamento dell'atteggiamento e della percezione rispetto alla cooperazione economica con la Cina. Se in passato la cooperazione economica con la Cina veniva vista come un'opportunità per l'Europa, per le imprese europee, la cooperazione in particolare in alcuni settori considerati più sensibili per le tecnologie coinvolte, per esempio, inizia a essere percepita come una potenziale minaccia alla sicurezza europea, cioè come se la cooperazione in questi settori favorisse più la Cina dell'Unione Europea, andando così ad acuire quel processo di transizione di potere che appunto ha mutato gli equilibri economici tra i due partner. Da qui un adattamento nelle politiche nel 2019 in un importante documento che è la comunicazione eh, appunto, una comunicazione congiunta sulle relazioni Unione Europea-Cina della Commissione dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, per la prima volta si descrive da parte europea la relazione con la Cina non più soltanto come eh, Comprehensive Strategic Partnership, ma come appunto rivalità cooperativa in cui la Cina è al tempo stesso tre cose diverse: cioè, la Cina è sicuramente un partner, continua a essere un partner per la cooperazione e per appunto i negoziati volti a rafforzare. La cooperazione, ma la Cina al tempo stesso ha anche un concorrente economico e un rivale strategico. Quindi non più un partner, anche dal punto di vista strategico, per la trasformazione del sistema internazionale in una comune, auspicata direzione, ma appunto un rivale strategico. E qui una serie di scelte che vengono fatte, per esempio l'introduzione di meccanismi per lo screening eh, degli investimenti diretti esteri dall'estero nell'Unione Europea, in particolare per gli investimenti della Cina, gli investimenti di imprese cinesi in alcuni settori che sono ritenuti particolarmente sensibili. Veniamo ora, terzo punto, e poi su questo concludo, su quale sia la posizione per la Cina dell'Unione Europea all'interno delle nuove vie della seta. Ehm, le nuove vie della seta sono un progetto che è stato lanciato dall'attuale dirigenza cinese, in particolare la dirigenza guidata dal presidente eh, cinese Xi Jinping a partire dal 2013, 2013, poi il 2015, come grande progetto volto a rafforzare la connettività sia fisica in termini di infrastrutture, sia in termini di politiche, per esempio in termini di coordinamento delle politiche commerciali nell'intero continente eurasiatico, nell'intera massa eurasiatica, quindi a includere numerosi paesi, compresa l'Europa e l'Unione Europea. Questa iniziativa, che è un'iniziativa di forte valore economico, volta cioè a rafforzare la cooperazione economica, ha però una sua valenza strategica per la Cina, perché è in realtà la risposta della Cina alle politiche americane verso l'Asia Pacifico, come si dice oggi l'Indo Pacifico, a partire dall'amministrazione Obama, la cosiddetta politica di pivot to Asia, con cui l'amministrazione Obama, ritenuto che la partita del futuro si gioca nel Pacifico, aveva deciso di rafforzare la propria presenza diplomatica, economica e anche militare. Nella regione del Pacifico. Questa politica era stata percepita da parte cinese come una strategia di vero e proprio contenimento dell'ascesa della Cina, individuata da parte degli Stati Uniti come potenziale sfida alla preservazione dell'egemonia americana. E a questa sfida, a questa appunto percepita strategia di contenimento, la Cina risponde. Guardando verso ovest, secondo un suggerimento di policy fornito nel 2012 da un autorevole studioso cinese, Wang Jis, all'epoca preside della Facoltà di Relazioni Internazionali dell'Università di Pechino, la Cina deve rispondere alla eh, pivot to dell'amministrazione Obama eh, sottraendosi alla competizione a somma zero nell'Asia eh, nell orientale marittima e guardando invece alla massa continentale alle proprie spalle, guardando verso ovest, all'Asia centrale, all'Europa. E da qui appunto il progetto delle cosiddette nuove vie della seta, cioè mobilitando eh, la memoria, la retorica delle vie della seta storiche, viene lanciato un progetto articolato in due componenti, una componente terrestre che viene chiamata cintura economica della via della seta e una componente marittima, la cosiddetta via della seta marittima del XXI secolo, da cui l'acronimo Belt and Road Initiative BRI, quindi la, appunto l'iniziativa della cintura e della via, il cui obiettivo è quello di rafforzare la connettività, di nuovo, sia fisica in termini di infrastrutture, reti ferroviarie, strade, porti, sia di politiche, di coordinamento delle politiche, sia di scambi umani, si dice people to people bonds, quindi proprio legami anche di carattere eh, sociale, ehm, nell'intero continente eurasiatico e anche oltre. Questa è appunto una rappresentazione dell'agenzia di stampa cinese Sinqua del 2015 su questa iniziativa, dove la, diciamo, i, i tratti e i punti rossi rappresentano l'iniziativa terrestre e quelli invece blu, quella marittima. Quindi, appunto, un'iniziativa volta a rafforzare la connettività a più livelli all'interno del continente eurasiatico. Ecco, qual è il ruolo dell'Europa all'interno di questa iniziativa. Di nuovo, un importante partner economico perché l'iniziativa ha una sua dimensione fortemente caratterizzata sul piano economico, ma anche strategico, perché l'iniziativa ha una sua valenza strategica è la risposta cinese a una percepita politica di contenimento americano e quindi l'Europa diventa di nuovo un interlocutore molto importante da un punto di vista strategico più generale. E in questo contesto si collocano gli accordi di cooperazione raggiunti per esempio con alcuni paesi europei. Per esempio nel 2019 l'Italia aderisce Ehm, al, al progetto della Belt and Road Initiative con un memorandum Italia-Cina che viene firmato in occasione della visita del presidente cinese ehm, a Roma e in Italia. Eh, poi appunto, avrà varie tappe questa visita anche in Sicilia eh, ed è un documento particolarmente importante non tanto da un punto di vista giuridico perché non è in realtà vincolante ma da un punto di vista politico. Eh, anche da un punto di vista strategico, perché è appunto indicatore di questo tentativo da parte della Cina di stabilire relazioni privilegiate con alcuni paesi europei nel contesto di una politica americana percepita appunto come volta al contenimento della Cina. Questo eh, memorandum, come forse ricorderete, poi è stato oggetto di forti polemiche sia da parte degli alleati ehm, dell'Italia sia in contesto europeo, sia soprattutto da parte americana sia all'interno del paese e eh, a distanza di vari anni dalla firma di fatto non ha prodotto rilevanti conseguenze pratiche. Questa è appunto un'immagine della firma eh, del memorandum nel 2019. Concludo eh, con alcune riflessioni sulle prospettive, ma in realtà sono riflessioni aperte, più domande che, che appunto, mh, risposte. Ecco. Allora, eh, abbiamo visto che le relazioni tra Cina e Europa, Cina comunità economica europea prima, Cina Unione Europea poi, sono state caratterizzate da varie fasi in cui sempre sono stati presenti, in misura variabile, interessi economici e valutazioni strategiche. E che queste relazioni si sono modificate anche tenuto conto del contesto internazionale, il passaggio dalla Guerra fredda all'unipolarismo, la percezione cinese delle politiche degli Stati Uniti verso la Cina stessa e quindi il variabile rilievo che l'Europa ha avuto per la Cina. Ora, cosa possiamo dire del contesto internazionale attuale? Che sicuramente è destinato a incidere in modo molto rilevante sulle relazioni tra Cina e Unione Europea, Europa più in generale. Um, la, vi sono alcune continuità nella politica estera degli Stati Uniti verso la Cina in questi anni. L'amministrazione Trump e poi l'amministrazione Biden hanno un approccio alla Cina che per certi versi è comune, nel senso che individua nella Cina, nell'ascesa della Cina, come già in realtà nell'amministrazione Obama, la principale sfida alla preservazione dell'egemonia americana. Il modo in cui tuttavia questa sfida viene gestito dalle due amministrazioni è in parte differente, perché l'amministrazione Biden ha puntato molto sul multilateralismo, il che vuol dire su un coinvolgimento degli alleati tradizionali degli Stati Uniti nel far fronte alla sfida rappresentata dall'ascesa della Cina sia gli alleati in Asia, Giappone, Corea del Sud, sia però anche gli alleati in Europa. E quindi la richiesta sempre più forte da parte degli Stati Uniti con l'amministrazione Biden di una mobilitazione dei paesi europei, degli alleati europei, degli Stati Uniti anche sul fronte del cosiddetto Indo-Pacifico. Il che ovviamente crea delle pressioni molto forti sull'Europa, sull'Unione Europea rispetto alle politiche da tenere nei confronti della Cina. Una pressione molto forte a un coordinamento crescente della politica verso la Cina con la politica verso la Cina degli Stati Uniti. E in questo contesto si inserisce ora ovviamente anche la, la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina che ha favorito un riavvicinamento ulteriore tra Stati Uniti e Unione Europea rispetto appunto alla guerra, rispetto alle politiche verso la Russia, ma questo inevitabilmente avrà poi anche dei riflessi, potrà avere dei riflessi anche nelle politiche verso la Cina. Quindi questo riavvicinamento, questo rinsaldarsi della solidarietà atlantica tra Stati Uniti e Europa rispetto alla guerra in Ucraina e rispetto alla Russia potrà poi avere delle conseguenze anche rispetto alla Cina. Quindi quale sia l'impatto di questo contesto internazionale attuale, delle politiche dell'attuale amministrazione americana, della guerra in Ucraina sulle eh, relazioni tra Cina e Unione Europea, sulla posizione dell'Unione Europea nella Belt and Road Initiative, resta da valutare. L'impressione, tuttavia, è quella che man mano che si... Eh, rafforza la solidarietà atlantica tra appunto Stati Uniti e Unione Europea, eh, eh, i paesi eh, alleati europei degli Stati Uniti siano sempre più legati a quella che è l'agenda americana anche nei confronti della, della Cina. E io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio moltissimo il professor Dossi per questa bella relazione che eh, da un lato ha fatto un po' emergere eh, alcune debolezze dell'Unione Europea, perché eh, emerge chiaramente come l'Unione quando si trova di fronte un partner che assume una rilevanza mondiale eh, più, più centrale, più forte della sua, tende a considerarlo un antagonista, così come ha fatto anche nei confronti degli Stati Uniti e come giustamente il professor Dossici eh, sottolineava nell'evoluzione dei rapporti fra Unione e Cina. Unione che quindi si apre, ma poi si richiude per, eh, con una sorta di nazionalismo che forse soffre un po' di una sorta di crisi identitaria nella politica estera, ma dal punto di vista proprio dell'Unione, appunto, ma dal punto di vista dei. Eh, quindi cambiando prospettiva e ponendoci invece ora, eh, nell'occhio, Europea, passo la parola all'ultimo relatore di questa mattina, che è la professoressa Cellerino, che ehm, toccherà alcuni dei temi affrontati dal professor Dossi, in particolare relativi ai rapporti economici fra eh, gli operatori europei e la Cina, considerando l'Unione Europea come un unicum, ehm, e quindi ci parlerà del, degli investimenti della politica di investimenti. Grazie. Grazie Maria Elena. E grazie. Innanzitutto agli organizzatori di questa mattina, in particolare alla professoressa Chiara Tua e alla professoressa De Maestri, eh, per avermi coinvolto. Um, sì, a me spetta il compito di svolgere qualche considerazione insieme a voi sulla disciplina degli investimenti esteri eh, nei settori strategici, in particolare per quanto riguarda eh, l'ordinamento dell'Unione Europea, limiti e opportunità. Um, è un tema delicato. Uh, soprattutto in questo momento storico-politico, nel quale la rivalità tra le potenze, della quale abbiamo sentito parlare, può indurre um, gli attori sovrani, gli stati, um, a uh, utilizzare proprio lo strumento commerciale, lo strumento economico, eh, per eh, perseguire finalità di tipo diverso dallo sviluppo e la crescita economica o il profitto. Finalità in particolare di tipo politico o strategico, come abbiamo sentito. E, mh, e questo eh, può avvenire anche e proprio eh, attraverso eh, l'investimento straniero. Um, Inizierei eh, da un dato che penso sia importante ehm, eh, tenere eh, a mente, eh, ossia il fatto che l'Europa da tempo rappresenta eh, la principale destinazione mondiale di investimenti esteri, ma anche uno dei principali esportatori mondiali eh, di investimenti esteri. Eh, e questo perché? Perché l'economia europea... Se noi ad esempio guardiamo l'indice del PIL pro capite, è la più grande economia del mondo. Ehm, siamo anche, eh, almeno pre-pandemia, il principale esportatore mondiale di prodotti manufatturieri e anche importatore mondiale di prodotti manufatturieri. Perché abbiamo l'Unione Europea, e parlo dell'Unione Europea intendendo chiaramente eh, il mercato dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea complessivamente considerato. Eh, e questa unità di cui, alla quale accennava Maria Elena è tale perché nel campo della politica commerciale l'Unione Europea ha una competenza esclusiva e questo significa che in effetti sul piano dei rapporti commerciali l'Unione Europea è per fortuna e finalmente un blocco unico, cioè parla a, con una voce sola, ciò che purtroppo invece non avviene in altri settori della politica estera diversi da quello commerciale, lo abbiamo visto con la guerra in Ucraina. Ehm, e perché eh, l'economia europea è così forte? Beh, innanzitutto perché i paesi membri dell'Unione Europea hanno una base industriale molto forte. Ehm, e poi perché l'Unione Europea è un mercato, è un'area di libero scambio, è un mercato molto aperto. Eh, è molto aperto al suo interno perché all'interno dell'Unione Europea eh, gli scambi di merci, servizi, capitali avvengono. E anche persone, quindi lavoratori, avvengono senza restrizioni di tipo tariffario, penso ai dazi, ma anche di tipo regolatorio, questo almeno in linea di principio, e questo chiaramente porta crescita economica e competitività all'impresa europea. Ma è un mercato aperto anche verso l'esterno. E qui eh, se vediamo il tema dell'apertura, no? il mercato è aperto per definizione. In verità l'apertura dell'Unione Europea verso l'esterno, cioè verso... I soggetti terzi, um, è una scelta. Che troviamo contenuta nei trattati, eh, che è avvenuta in modo libero, ma è anche stata un pochino indotta, perché dobbiamo ricordarci che prima ancora che iniziasse il processo di integrazione, gli Stati membri dell'Unione, gli Stati fondatori dell'allora eh, Comunità Economica Europea, erano già parte di un altro sistema di scambi multilaterali, che era il GATT, cioè il General Agreement on Trade and Tariffs, che era stato concluso nel 1947, quindi prima del processo di integrazione. Quando. Eh, a livello europeo si stava iniziando a ragionare su un progetto di integrazione regionale, i partner eh, internazionali dei, degli Stati membri eh, erano preoccupati che si venisse a creare un blocco chiuso, aperto al suo interno ma chiuso verso l'esterno e per rassicurare i partner internazionali i eh, fondatori del processo di integrazione, gli Stati fondatori del processo di integrazione hanno inserito proprio nei trattati eh, questa apertura. Due norme, l'articolo 351 TFUE che eh, Sancisce l'efficacia eh, degli accordi internazionali conclusi prima dei trattati eh, europei da parte degli Stati membri e l'articolo 206 TFUE, che oggi eh, stabilisce che l'Unione contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi e agli investimenti esteri, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo. Quindi, vediamo un'apertura commerciale che è inscritta nel DNA del processo di integrazione. Um, con riferimento agli investimenti, in modo in particolare, um, si tratta, gli investimenti esteri sono uh, flussi uh, di capitale che provengono da un soggetto straniero e sono indirizzati a un'impresa target che si trova nel nostro caso. Um, a operare nel mercato europeo. Ehm, a questo punto l'investimento può avere due finalità, può avere una finalità meramente di rendita finanziaria e parliamo in questo caso di investimenti di portafoglio, ma può anche invece avere la finalità di creare, stabilire o mantenere un legame durevole con l'impresa target attraverso la partecipazione dell'investitore straniero alla gestione e al controllo dell'attività economica di questa impresa. In questo caso l'investimento si chiama investimento estero diretto. Um, in linea generale eh, l'Unione Europea ha sempre accolto molto favorevolmente, proprio in virtù di questa apertura strutturale del sistema eh, europeo, gli investimenti esteri diretti. Ehm, e questo perché? Perché l'investimento di per sé eh, è benefico per la società che lo riceve, nel senso che porta eh, sviluppo economico, porta liquidità eh, al sistema eh, delle imprese, al sistema finanziario, quindi in qualche misura lo stabilizza, porta trasferimento tecnologico, porta sviluppo economico. All'impresa e quindi crea anche occupazione e crescita nel paese di destinazione. Queste sono quindi le opportunità eh, della Via della Seta e della eh, quindi volontà eh, della Cina di investire in Europa. Però, ehm, eh, e anzi, eh, l'investimento estero è il principale strumento di realizzazione degli obiettivi della Via eh, della Seta, anche se non è l'unico. In Europa, la, maggioranza, la maggior parte delle imprese iniziative riguardano infatti l'acquisizione di quote di società che gestiscono porti aeroporti ferrovie terminal portuali autostrade qualche volta anche società di trasporto quali le compagnie aeree e, e, e quindi questi sono investimenti esteri fatti da soggetti cinesi in Europa per nella realizzazione della strategia della via della seta. In verità ci sono anche altre modalità, c'è cioè ad esempio eh, la possibilità eh, del prestito da parte di un finanziatore cinese a un operatore eh, europeo, questa pratica eh, è risultata in verità un'arma a doppio taglio perché se da un lato lascia maggiore responsabilità all'operatore che riceve il prestito, che può anche essere un operatore nazionale, di gestire l'infrastruttura, ha poi in verità generato delle problematiche perché i prestiti sono concessi a condizioni ehm, agevolate senza a tenere eh, conto della sostenibilità poi dell'attività quindi poi il, ehm, il debitore al, mm, si trova in difficoltà a restituire il prestito ed è già avvenuto in molti paesi tra cui il Pakistan, lo Sri Lanka ma anche in un paese candidato all'adesione all'Unione come Montenegro che eh, il debitore nell'impossibilità di saldare il prestito col finanziatore fi, eh, cinese abbia poi ceduto la gestione dell'infrastruttura al, al creditore quindi al partner cinese ehm, l'altra modalità di eh, partecipazione alle infrastrutture europee è quella di partecipare le società che eh, prendono gli appalti per la costruzione delle infrastrutture. Ora, quali sono i rischi eh, di questa, eh, diciamo di questo afflusso di, di finanza eh, straniera, in particolare cinese, in questo caso in Europa? Dunque, i rischi eh, riguardano eh, un problema un po' strutturale dei rapporti tra l'Unione Europea e la Cina che è legato al fatto che non c'è il cosiddetto level playing field, cioè che gli ordinamenti cinesi... Ed europei. Sono profondamente diversi nella regolazione dei mercati. E eh, in particolare in Cina, manca ad esempio sul piano delle merci, la tutela della proprietà intellettuale, per cui l'apertura degli scambi è rischiosa per l'impresa europea. Ma con riferimento agli investimenti, il problema risiede soprattutto nella carenza nell'ordinamento cinese, di norme concorrenziali che vietino la sovvenzione pubblica alle imprese. E la conseguenza è che l'investitore straniero opera sul mercato europeo in termini eh, agevolati perché spesso eh, è in grado di fare ricorso a una competitività che però non deriva dalla sua attività economica ma dalla finanza pubblica che riceve dallo Stato cinese mentre in Europa come voi sapete o forse eh, come mh, sappiamo c'è un divieto di sovvenzionare le imprese per gli Stati il divieto di aiuti di Stato e quindi è chiaro che l'investitore eh, cinese opera eh, in un regime che eh, altera la concorrenza nel mercato europeo e questo è un problema, questo problema si sta cercando di porre rimedio attraverso una proposta di regolamento che la Commissione ha fatto ehm, qualche anno fa, eh, e che, però, è al momento ancora una proposta proprio relativa alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrebbe consentire in futuro alla Commissione di sanzionare le imprese straniere sovvenzionate in modo eh, pubblico all'estero. Eh, però mh, è sicuramente uno strumento importantissimo e eh, mh, al momento è ancora una proposta mh, non adottata. L'altro problema è quello relativo eh, ai rischi del trasferimento del controllo di infrastrutture strategiche a soggetti stranieri. E, e questo problema diventa ancora più grave e acuito dal fatto che eh, a partire dall'inizio degli anni 2000 in avanti è cresciuta enormemente la diffusione dei fondi sovrani e delle eh, società eh, di proprietà pubblica che operano appunto nei mercati eh, eh, stranieri, anche stranieri. Um, qual è il problema legato a questo fenomeno? È che l'investimento estero, che di per sé è benefico, si trasforma in un cavallo di Troia, ossia cede il controllo di imprese o infrastrutture strategiche per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico di uno Stato europeo, a un soggetto non solo straniero, ma anche controllato da uno Stato straniero, il quale evidentemente persegue finalità non eh, di mero profitto economico, ma finalità di tipo strategico e, e di influenza politica. Ehm, questo eh, è quindi il principale eh, rischio rappresentato per il sistema europeo dall'investimento estero, in particolare quello eh, cinese. Quali strumenti abbiamo per proteggerci da questi rischi senza rinunciare ai benefici dell'investimento straniero? Bene, lo strumento è evidentemente il rafforzamento del ruolo dello Stato, dello Stato ospitante l'investimento nella disciplina eh, dell'investimento stesso e poi dell'attività economica che eh, viene eh, eh, esercitata dalla società eh, partecipata. Ehm, il rafforzamento del ruolo dello Stato eh, può avvenire anche attraverso il conferimento allo Stato di poteri speciali di controllo sugli investimenti estero, i cosiddetti golden powers. E questi poteri speciali possono prendere la forma delle eh, golden shares, cioè eh, le azioni d'oro. Eh, le azioni d'oro sono strumento tipico nella fase delle privatizzazioni, quando le imprese ehm, statali sono state privatizzate negli anni 80-90, lo Stato ha mantenuto una partecipazione di maggioranza o di minoranza, ma le azioni dello Stato erano dotate di poteri eh, speciali che potessero in qualche modo inter intervenire laddove... Ehm, la società può essere in essere delle operazioni straordinarie tali da determinare il mutamento del controllo societario da parte di un soggetto straniero. Um, il Golden Power invece non è legato al possesso di partecipazione statale, ma è un potere che lo Stato può esercitare um, rispetto a tutte le aziende eh, nazionali che operino in determinati eh, settori pre-individuati e considerati strategici per lo Stato, e molti stati dell'unione europea si sono dotati eh, di questa di una normativa di questo tipo quindi di una normativa che prevedesse i golden power soprattutto l'italia è sicuramente tra questo e lo è in verità da molto tempo um, questi poteri poi possono essere esercitati eh, prima che l'investimento avvenga, quindi ex ante, attraverso un obbligo di notifica dell'operazione di investimento eh, sia per l'impresa target sia per l'investitore, oppure ex post, cioè una volta che l'investimento è già avvenuto, può esserci un, un, un periodo di tempo entro il quale lo Stato può in qualche modo intervenire rispetto alla eh, delibera societaria o comunque all'operazione straordinaria. Um, L'Unione Europea fino al 2019 non aveva un approccio unitario su questi temi, quindi gli Stati erano, um, erano gli attori gli unici vigili e controllori del fenomeno eh, in questione e questo per vari motivi uno dei quali è il fatto che questi poteri vanno ad incidere chiaramente eh, su eh, competenze nazionali eh, riservate al dominio eh, sovrano e quali ad esempio la tutela della sicurezza pubblica o il regime stesso della proprietà sul quale eh, l'Unione Europea non può intervenire tuttavia eh, proprio il mutamento degli aspetti setti geopolitici eh, globali al quale abbiamo assistito e sempre maggiori rischi derivanti da interferenze sovrane estere all'interno dei mercati e delle società europee ha spinto l'Unione ad accelerare su questo tema e nel 2019 eh, è stato adottato il regolamento 452 sul controllo, eh, che istituisce scusate, un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione Europea. In verità non si tratta di un regolamento che dà all'Unione Europea un golden power, cioè non è l'Unione Europea a controllare gli investimenti esteri ma è un regolamento che coordina, crea un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri, i quali sono tenuti a notificare alla Commissione tutti gli investimenti stranieri che sottopongono al controllo, non solo alla Commissione europea, ma anche agli altri Stati membri, i quali possono formulare dei pareri o delle raccomandazioni allo Stato che ha notificato. Il controllo sull'investimento, il quale dovrà tenere conto eh, delle, eh, delle, eh, dei pareri ricevuti nella decisione relativa al, uh, all'investimento stesso. Um, diciamo che eh, chiaramente, eh, il meccanismo è abbastanza articolato e complesso come tutto un po' nell'Unione Europea perché si tratta di coordinare competenze che al momento sono ancora nazionali. Eh, però è stato molto importante, intanto è un segnale molto importante di attivismo dell'Unione Europea in un'ottica strategica, cioè non solo quindi per aprirsi all'esterno ma anche per proteggere il nostro patrimonio industriale, tecnologico ehm, eh, ed economico. Poi eh, si è fissato uno standard europeo per le legislazioni nazionali che eh, fino al 2019 di, eh, differivano molto le une eh, dalle altre. Sul piano sostanziale eh, si mh, realizza però, a mio avviso, eh, una, eh, un cambiamento importante perché l'Unione Europea, mh, il regolamento, scusate, indica una serie di fattori che gli Stati possono prendere in considerazione per stabilire se un investimento è o non è lesivo dell'ordine pubblico e della sicurezza. E nel eh, diciamo, eh, elencare questi fattori, eh, vediamo che l'Unione Europea ha un eh, concetto di sicurezza pubblica e ordine pubblico molto ampio. molto ehm, eh, esteso e anche comprensivo di vari elementi vi, eh, vi indico solo alcuni di questi fattori eh, gli stati membri devono in particolare considerare se l'investimento incide sulle infrastrutture critiche eh, tra cui l'energia i trasporti, l'acqua, la salute le comunicazioni, i media il trattamento e l'archiviazione dei dati le infrastrutture aerospaziali e di difesa qua siamo in un ambito più classico di, del controllo se incide sulle tecnologie eh, eh, critiche, eh, i prodotti a duplice uso, l'intelligenza artificiale, la robotica, vedete settori nei quali ehm, l'interesse strategico dello Stato... Eh, è è meno eh, chiaro, meno palese, eh, almeno fino a qualche anno fa era meno palese che oggi invece certamente rappresentano eh, settori importantissimi per tutelare eh, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La sicurezza dell'approvvigionamento dei eh, pro fattori produttivi critici, tra cui ovviamente l'energia e le materie prime ma anche la sicurezza alimentare, molto importante, l'abbiamo visto eh, con la guerra in Ucraina, e poi l'accesso alle informazioni eh, sensibili. Eh, das, quindi si promuove un approccio da parte degli stati membri che eh, non ometta di considerare tutti i settori che possono avere un impatto. Sulla sicurezza e l'ordine pubblico dello Stato e poi di riflesso anche dell'Unione europea. Non si fissa una soglia di valore al controllo, questo è significativo perché oggi ehm, molti investimenti esteri in piccole start-up possono avere un impatto strategico molto superiore rispetto ai grandi investimenti in grandi realtà produttive. Eh, elementi strategici della tecnologia, ad esempio, vengono oggi realizzati attraverso piccole start-up innovative. Eh, la cooperazione Stando alla prima relazione annuale redatta dalla Commissione funziona, gli stati hanno fatto nel primo anno di vigore del regolamento, il regolamento in vigore dall'ottobre 2020, più di 300 notifiche e si sono quindi scambiati informazioni molto importanti sugli investimenti. Reciproci. E questo ha avuto una funzione di apprendimento reciproco tra gli stati, ma anche di early warning: cioè di eh, allerta rispetto a operazioni eh, che magari eh, iniziano in uno Stato membro ma possono avere implicazioni in altri stati in ragione dei collegamenti societari trasfrontalieri che esistono tra i gruppi di imprese e mh, ha anche incentivato, ha avuto un effetto molto positivo sull'adozione di normativa eh, relativa al controllo di investimenti in un numero sempre maggiore di Stati membri. Nel 2017, quando la Commissione ha proposto il regolamento, erano 11 gli Stati membri dotati di una regolamentazione in questo senso, oggi sono 18 e a quanto mi risulta altri 4 stanno eh, procedendo al, eh, all'adozione di una normativa di questo tipo. Altri l'hanno anche modificata, ad esempio la pandemia ha acuito enormemente i rischi perché la crisi economica rende le imprese nazionali ovviamente facile oggetto di operazioni predatorie da parte di investitori stranieri. Quindi ehm, nel due, ad esempio il legislatore italiano nel 2017 e di nuovo nel 2019 ha rafforzato i golden power eh, ampliando l'ambito di applicazione della disciplina nazionale e in verità uniformandola proprio al campo di applicazione del regolamento. Eh, cosa possiamo dire rispetto eh, a questa eh, tendenza, eh, alla chiusura, come diceva Maria Elena, da parte eh, dell'ordinamento europeo? Diciamo che il mutamento eh, degli equilibri geopolitici eh, globali eh, rende necessario un cambio di passo. Al processo eh, di integrazione e eh, non può che essere così e ehm, l'Unione deve iniziare ad agire come attore strategico ha iniziato a farlo eh, già dal 2013 a dire il vero questa consapevolezza eh, è mh, tra i capi di Stato e di Governo eh, dell'Unione Europea emerge dai, dalle conclusioni del Consiglio Europeo eh, ma ehm, lo, 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 lo dovrà fare sempre ehm, di più il rapporto con la Cina è un rapporto complesso perché è complesso il partner, come sentivamo. Eh, al tempo stesso, la Cina, eh, l'Unione Europea, ha bisogno eh, di un rapporto eh, con la Cina non solo per affrancarsi anche dal rapporto con gli Stati Uniti, in qualche modo, che era uscito molto logorato dall'amministrazione Trump. O oggi, la guerra in Ucraina ha riavvicinato eh, i partner occidentali, l'alleanza atlantica. Eh, ma al tempo stesso, l'Unione Europea ha delle dipendenze strategiche da l'economia eh, cinese delle quali non possiamo non tenere conto eh, nel eh, considerare il tipo di rapporto che vogliamo con questo partner e dobbiamo anche considerare l'enorme opportunità che il mercato cinese rappresenta per le industrie europee. Eh, abbiamo già sentito parlare del Comprehensive Agreement on Investments del 2020 che oggi è purtroppo su un binario morto ma che segnala bene come l'Unione Europea nonostante i rischi di cui abbiamo parlato continui ad a tenere era aperta a una porta almeno sul piano dei rapporti commerciali e tuttavia è chiaro che oggi eh, le divergenze soprattutto relative ai valori delle reciproche società eh, sul piano anche della tutela dei diritti fondamentali eh, acuiscono delle contrapposizioni che poi si riflettono anche sul piano dei rapporti commerciali al punto che nel 2021 la Commissione europea ha lanciato una sua iniziativa che ha proprio l'obiettivo di contrapporre eh, anche gli strumenti e le modalità dell'investimento cinese attraverso la via della seta, eh, ehm, di contrapporre all'investimento cinese sulla via della seta un investimento europeo e si tratta in particolare del global. Eh, gateway che è un piano di investimenti che la commissione eh, pianifica di realizzare eh, entro il 2027 mobilitando fino a 300 miliardi di euro dai, dal, dalle risorse proprie oltre alla finanza che proviene dagli istituti eh, finanziari internazionali come la banca europea degli investimenti per fare che cosa per ehm, Finanziare in tutto il mondo, quindi non c'è un, uh, una limitazione geografica, uh, connessioni intelligenti, pulite, sicure nei settori digitale, energetico, dei trasporti, della salute, dell'istruzione e della ricerca. E la volontà appunto di contrapporre uh, questo modello a quello cinese, che, come abbiamo visto, ha creato anche qualche problema negli stati, negli stati che hanno ricevuto il finanziamento. È evidente ed è anche anche evidente la contrapposizione che si vuole accentuare, quindi eh, l'assertività la della politica europea. Cosa, cosa eh, succederà eh, in futuro è difficile eh, prevederlo. Certamente ehm, è risultata fallace l'idea che i mercati siano neutri rispetto alla politica e di questo eh, l'Unione Europea ha preso atto ed è intervenuta eh, di conseguenza anche con un certo grado di efficacia. Eh, la speranza eh, è che eh, questa, mh, questa parziale chiusura del sistema europeo o comunque questa presa di coscienza dei rischi connessi all'apertura incondizionata dei mercati e siano solo uno strumento per rafforzarci, per rafforzarci, per rafforzare e tutelare il patrimonio economico e industriale che abbiamo, ma anche per tutelare i nostri valori la, eh, e, le, e i valori sui quali la nostro, il nostro sistema si fonda, eh, per poi essere più forti nel promuovere invece quell'apertura eh, della quale l'Unione Europea è strutturalmente portatrice e che speriamo possa ritornare nei rapporti reciproci eh, globali quanto prima. Io vi ringrazio. Ringrazio. Ringrazio molto anche la professoressa Cellerino per questa molto interessante relazione che ci ha permesso di, di chiudere il, la nostra mattinata con un ritorno alle origini. Cioè ci dimostra come in realtà l'Europa dal punto di vista commerciale è ancora aperta come ci raccontava il professor Surdi, agli albori delle vie della seta, ma semplicemente eh, l'evoluzione politica o geopolitica che dirsi voglia, che anche il professor Dossi ci ha illustrato, ci ha portato a porre dei paletti a questa apertura nel momento in cui eh, il commercio non è più soltanto uno scambio culturale o di materie prime o di manufatti, ma diventa anche uno strumento della politica o uno strumento attraverso cui la politica politica si fa politica degli stati membri dell'unione politica dell'unione quanto quale soggetto eh, a sé stante e per certi versi autonomo rispetto ai singoli stati che coordina con strumenti normativi tipici quali il regolamento che la professoressa Cellerino ci ha eh, illustrato ringrazio i relatori permettetevi prima di dare spazio alle domande di ringraziare eh, l'organizzazione la segreteria di Unite in particolare nella persona di Roberta Bozzi eh, non ho fatto questo ringraziamento all'inizio ma eh, per una mia dimenticanza eh, per l'organizzazione di questa giornata e eh, abbiamo dieci minuti per domande e interventi quindi forse accenderai le luci in modo che riusciamo a vedere se qualcuno fa la domanda grazie Se non ci sono domande saluto i relatori in prima battuta che ringrazio per questo intervento e l'uditorio sia i ragazzi del Doria, le professoresse che gentilmente li hanno accompagnati ma anche il, i partecipanti di Unite. Grazie.